Ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo episodio della Shards of the Void. Continuiamo direttamente da dove ci eravamo lasciati e dobbiamo tornare all'interno di quel vulcano. La volta scorsa abbiamo trovato delle casse segrete e soprattutto abbiamo trovato il blocco di lana, quindi abbiamo trovato dove si trova, non è che l'abbiamo preso. Allora, io ora devo lasciare un po' di cose perché ho veramente un casino nell'inventario. E devo anche farmi un po' di cibo. Allora, direi intanto far cuocere questo. Però gli alberelli li possiamo anche lasciare. Usiamo la carbonella che ne ho. Poi, quando sarà off camera, io continuerò con l'allevamento, taglierò un po' di alberi e farò queste cose proprio basilari di Minecraft. Così non vi annoio a inizio episodio con queste cose. Allora, questi ce li possiamo portare. Portiamo anche una crafting table, del ferro. E questo possiamo lasciarlo. Poi una mela dorata. Questo ci può servire. Il cibo, ecco il cibo. Non so se portarmi. Potrei cominciare a usare un po' di angurie. Oppure magari un po' di pane. E un po' di costolette di maiale che mi fanno recuperare la fame più velocemente. Sì, direi di sì. Allora, andiamo a ammazzare un po' di maiali innanzitutto perché vorrei provare anche la nostra spada epica, che però non mi torna al fatto che ci sia solo 5% di velocità e non danno. Questa cosa non è che mi piaccia molto perché vorrei capire anche quanto danno fa. Vediamo un attimo. Allora, quanto danno fai? Allora, maiali, venite qua che devo provare la spada. Ma... Ok, a contraccolpo, affilatezza, tutto quello che volete, però... Vedo che non muoiono subito i maiali. Quindi non è proprio efficiente. Buona perché ha contraccolpo, questo sì. Però potrebbe tornarci utile. Magari la possiamo lasciare da parte. Ci fa anche andare più veloce, sì. Allora, facciamo così. Uccidiamo questi maiali con l'altra spada. Così intanto la consumiamo. Poi ce ne facciamo un'altra di ferro. Muori, muori. Ok. Direi che è sufficiente per adesso, poi le facciamo accoppiare. Ok, possiamo andare. Mettiamo a cuocere questa carne e poi partiamo alla grandissima. Allora, tanto ferro si è cotto, sì, benissimo. Mi devo fare una spada, intanto metto a cuocere questo. Questa possiamo anche lasciarla a questo punto. Allora, stecchetti. Ok. Direi una bella spada di ferro, tanto questa è quasi distrutta. Poi l'arco, un piccone, direi che possiamo farcelo anche di ferro, che questi non sono molto efficienti, soprattutto con i mob spawner. Quindi direi un bel piccone di ferro. Le uova posso anche lasciarle, tac. Cos'altro? Mi potrei fare degli stecchetti, tipo un bel po' così. La crafting table me la porto, non si sa mai. Basta? Un altro po' di pane? No, dai, va bene così, va bene così. Basta, ci siamo. L'armatura? Ok. Sì, siamo a posto. Questo cosa fa? Protezione proiettili. Però la nostra è giubba di cuoio. Possiamo anche cambiare, mettere quella, anche se sta quasi per finire, però fa niente. Allora. Siamo pronti, siamo un po' più protetti. Ora aspettiamo che si cuociono ancora un po' di costolette. Quante ne abbiamo? 10, facciamo 11, boh, 12. Direi che è sufficiente comunque, dai. E possiamo partire e continuare la nostra avventura. Speriamo che appunto riusciamo a distruggere il... Speriamo che riusciamo a distruggere i vari mob spawner, quindi quelli che sono rimasti. E soprattutto che riusciamo a recuperare il blocco di lana. Ora torniamo dove ci eravamo lasciati l'altra volta. E ho anche dei blocchi. Via, 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 via. Grande. Cosa ho fatto? Boh. Ma sbaglio o ho preso una testa di creeper? Fosse così semplice in survival. Ehi, ehi, tu, muori. Ah no, pensavo di aver preso una testa di creeper. Dicevo, che strano. Allora, eccoci qua, perfetto. Siamo nel punto dell'altra volta. Ora, senza morire.
cerchiamo di fare le cose con molta calma. Allora, poi valutiamo bene la situazione qua. Io ho visto dei mob spawner, ovvero 1, 2 e forse 3. Sì, probabilmente 3. Quindi, se noi facessimo un ponte sarebbe un problema perché abbiamo gli scheletri che ci sparano. Esatto, iniziano a già farlo adesso. Quindi, ahia. Quindi dobbiamo creare una via alternativa, credo io, no? No. Allora, se ci arrivassimo di lato, laggiù, potrebbe essere un'ottima cosa. E magari, che ne so, possiamo crearci dei tunnel per arrivare molto più velocemente, specialmente al mob spawner, perché io la vedo dura poi, una volta che iniziano a spawnare 1000.000 mob. Comunque, adesso andiamo avanti. No, 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 qua no. Ecco. Allora, andiamo avanti. Ci creiamo un bel tunnel. Sarebbe una grande idea anche arrivarci da sotto al mob spawner. Però dovremmo beccare esattamente le coordinate. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, qua no. Oh, no, 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 no. Via, 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 via. Via, via, via. Qua è rischioso, ragazzi. Qua è veramente rischioso. Qua stanno arrivando una marea di mob. Quindi dobbiamo fare un bel giro. Dobbiamo fare un bel giro. E dobbiamo crearci dei tunnel. È l'unica. È l'unica. Lo so che tra le regole c'era scritto se puoi non creare tunnel per finire i dungeon. Ma a mali estremi. Bisogna anche giocare sporco ogni tanto e fare queste cose perché qua la sopravvivenza è veramente importante. Allora, vediamo qua. Allora, mob spawner. Ahia. Non è lontanissimo. Ci potremmo arrivare senza morire? Non lo so. Lo scopriremo insieme in questa puntata. Qua c'è del ferro, ottimo. Vediamo dove siamo qua. Non siamo lontanissimi. Già uno lo vedo molto vicino. Quindi potremmo magari arrivarci da sotto. Il problema è che se buchiamo nel modo sbagliato ci cadono i mob in testa. Potrebbe essere un gran problema. Un grandissimo problema. Quindi dobbiamo fare questo tipo di tunnel, a quanto pare, per far sì che i mob non ci cadano in testa. Ecco qua, eccolo qua. Vai. Questo è andato. Alla grande, alla grande. Perfetto. Come volevo io. Benissimo, benissimo. Ok, poi continuiamo da questa parte. Quindi no, così. Ok. E ne ho visto un altro di là ora. Andiamo un attimo ancora più sotto. E vediamo se riusciamo a distruggere anche quello. Ora. Facciamoci strada. Che figata però così. Dai, strategico, raga. Non potete dire che è barare questo. Perché arrivare dall'altra parte così. Smeraldo. Bene. No, non lo prendo subito. Perché nel caso morissi potrebbe essere un peccato. Allora. Vediamo un po' se io qua apro. Eccolo qua! No, non ci credo. Grande, ce l'abbiamo subito vicino. Godo, godo. Senza volere, proprio senza volere. Avete visto, sono andato a casa, non è che avevo le coordinate o cos'altro. Perfetto. E se non sbaglio ce n'è un altro dall'altra parte. Potrebbe essere un'ottima idea andare anche a distruggere l'altro. Però ora non so bene dov'è. Allora, vediamo un attimo. Se io qua mi apro uno spiraglio e vado avanti così. Per un attimo ho avuto paura ci fosse il vuoto sotto. Allora, dobbiamo fare una piccola scaletta adesso. Sì. Intanto devo controllarmi sotto perché sotto potrebbe esserci il vuoto, non è da escludere. Allora, di qua. Vediamo un attimo. No. Devo stare attento. Non... Oh, no, 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 no. Allora, però attenzione. Io potrei un attimo salire qua. E vedere che... Aia. Dov'è l'altro mob spawner? No, devo mettere... Ok. Sono chiuso, attenzione. Qua. No, 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 minchiata, la minchiata del secolo. La minchiata del secolo. No, 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 non qua. Merda, merda. Ah, ragazzi, ho fatto la minchiata. Ho fatto una minchiata.
Ho fatto una bella minchiata, quindi ora come facciamo? Dobbiamo recuperare la roba. Allora, mi prendo al volo giusto delle cose. Ah, peccato, peccato. Pensavo stessimo andando veramente bene. Spero di non perdere tutta quella roba. Mi porto giusto delle cose così al volo. Del cibo? Sì, mi porto del cibo. Vabbè, fa niente, dai. Possiamo anche recuperare la roba. Dobbiamo trovare un altro modo alternativo di andare là. Peccato, peccato. Stava andando tutto bene. Comunque abbiamo distrutto due mob spawner. Non è andata malissimo, dai. Mi dispiace solo perdere tutta quella roba, specialmente la spada di ferro. Vabbè, ora non sto a fasciarmi la testa, però posso ancora farcela. E lo scopriremo tra pochissimi secondi, perché io voglio arrivare velocemente là senza perdere oggetti, possibilmente. Non ho neanche un piccone, no? No, 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 no. Sono stato molto frettoloso. Allora, ecco, se noi... Ah, mi sono chiuso. Mi sono chiuso. Allora, che cavolo di... Aia, devo riuscire ad andare qua. Non mi becca, guardate, non mi becca. Che mira di merda. Aia, sì, mi ha preso. Che palle. Ah, eccolo qua perché rompeva. Vaffanculo te, cadi giù. Oh, che cazzo. Allora, dobbiamo recuperare la roba, possibilmente. Quindi, visto che ho fatto una cazzata, dobbiamo cercare di andare molto velocemente là. E come faremo poi? Non ne ho idea. Dobbiamo tenerci pronti spada e pietrisco. Nel caso ci fossero i mob. Quindi adesso in teoria non mi dovrebbero vedere né sentire. Ecco la mia roba! Sì! Sì! Ho recuperato tutto. Vai, porca miseria, sono un grande, sono veramente un grande. Scusate se mi esalto così, però... Cioè... Ho recuperato tutta la mia roba. Alla grande, raga. Allora, ora... riprendiamo un attimo in mano la situazione. Questo, via. Ho un casino incredibile, lo so. Piccone alla mano, spada... Questo, roba... Ok. Siamo abbastanza pronti. Quindi possiamo continuare. E ora facendo molta più attenzione. Però c'è un mob spawner qua da ste parti, lo so. Quindi, come facciamo? Allora, avevo detto che non era una grande idea scavare sopra la testa. Quindi dobbiamo farlo in modo obliquo, no? Dobbiamo fare molta, molta attenzione. Ok, così direi che va bene. Poi, ecco qua, ciò che mi interessava vedere. Allora, vediamo un attimo, stanno arrivando tutti i mob da sta parte. Io ora mi faccio un po' di spazio. E qua va bene. Dobbiamo trovare l'altro mob spawner. Qua però questa spada tornerebbe utile. Sì, perché me li scaraventa giù. Perfetto. Via, via tutti, via tutti. Ottimo. Si stanno sparando tra di loro. Devo trovare mob spawner, raga. Guardate quanti mob abbiamo nelle vicinanze. Via tu. Oh, basta? Ok. Ora. Vediamo un attimo. Non riusciamo ad avere una visuale migliore da qua? No, evidentemente no. Aia. Se invece andassimo da dietro potremmo prendere già un blocco di lana, però io ho visto che c'era una cassa. Quindi ci manca l'ultimo bomb spawner da distruggere. E io vorrei farlo, sinceramente. Ahia, ma basta queste cose qua. Allora, probabilmente da ste parti il mob spawner. Sicuramente, non è tanto distante. Via, via, via. Avete rotto le palle. Allora, proviamo invece ad andare da questa parte. Qua non c'è niente, benissimo. Ok, andiamo qua, cerchiamo di salire un po'. Qua non c'è nient'altro. Vediamo se io scavo di qua. Che figata, però. Sta cosa. Mi sono cagato addosso, ho detto. Che cavolo è? Sono caduto nel vuoto. Allora,
Vediamo un attimo di qua. Dobbiamo sempre cercare di proteggerci. E due, di nuovo, mi sono scavato sotto. Qua però mi sto ricongiungendo con il resto. Allora, non riesco ad avere una visuale migliore. No. Allora, mettiamo un blocchetto qua, avanziamo piano piano. Intanto mi prendo questo carbone. E andiamo da questa parte, qua blocco. Ok. Intanto ci avviciniamo al blocco di lana, giusto per non restare proprio spiazzati così. Qua non ho neanche visuale. Continuiamo a girare così, a caso. Però il mio piccone sta finendo. Qua c'è la pietra rossa. Qua vedo mob. Ok, quindi io metto un altro blocchetto qua e mi avvicino. Qua siete veramente tanti, decisamente tanti. Eccolo là, l'ho visto ragazzi, è laggiù. Però ci sono numerosi mob, ci deve essere un altro spawner. Non so di cosa però a questo punto. E io non ci voglio andare in modo tranquillo là, ci voglio andare bello determinato. Quindi se noi da qua... Allora, abbiamo detto che... Non riesco a vederlo. È là? Sì. Possiamo provare a scavare un pochettino sotto. Aia! Ho finito il piccone. Abbiamo la crafting table. Direi, sì, di farci un altro piccone di ferro. Poi inizieremo a farli di pietra, va benissimo. Però intanto ci portiamo avanti con questo. Ragazzi, veramente questa puntata si sta rilevando, si sta rivelando abbastanza tosta, perché mette alla prova anche il mio lato strategico, ecco, se possiamo definirlo così. E qua non abbiamo moltissime alternative. Allora, io vado verso il basso, vediamo un po' se qua no, non riusciamo a vedere bene. Allora, se io qua faccio un altro tunnel qua sotto e vado qua, teoricamente, eccolo, eccolo, ho fatto bene i calcoli allora. E via, un altro mob spawner è andato, ragazzi. Non so se l'abbiamo distrutti tutti, ma ne abbiamo distrutti la bellezza di tre. E non credo ci sarebbe stato qualche altro modo più semplice per farlo. Quindi diciamo che la strada verso la lana colorata è praticamente libera, se possiamo così dire. Ora, possiamo liberarci un po' di questi mob. Ci sono tantissimi scheletri, la cosa mi sta nervosendo. Però, allora vuol dire che c'è un altro mob spawner. Tu, basta. Ora, possiamo fare una volata. Allora, c'è un altro mob spawner. Io non riesco a vedere bene perché i mob mi rompono. Là, eccolo, l'ho visto, ragazzi, l'ho visto. Laggiù in fondo, vedete? Là. Quindi possiamo anche andare a distruggere quello. Allora, continuiamo da dove eravamo prima, dove c'era l'altro mob spawner. Vediamo se riusciamo ad andare dritti da quel lato. Quindi eccolo là, ok. Andiamo ancora un pochettino sotto. Usando questo piccolo, diciamo, no trucchetto, ma non è che stiamo barando, stiamo usando la strategia, dai. Oh, Creeper, che cosa? Allora, possiamo anche arrivarci leggermente di lato. Io direi che qua è più che sufficiente. Qua c'è dello smeraldo, perfetto. Poi verrò a recuperare tutto, sarà bellissimo. Dove cavolo è? Dove cavolo è? No, qua si esplode il creeper, è merda, ragazzi. Qua si esplode il creeper, è merda. No, dobbiamo... Merda, la spada. Non riesco a capire dove siamo esattamente. Vediamo un attimo qua. Non riesco a vedere. No, devo andare un pochettino più avanti. Allora, luce. Poi facciamo un altro giretto. Smeraldo. Non voglio prenderlo subito. Aggiriamo lo smeraldo, altro smeraldo, ottimo. Qua c'è il blocco come messo prima. Vediamo un attimo qua se
se riusciamo ad avere una visuale migliore. No, perché ci sono i mob che scassano la minchia e non riesco a vedere. Allora, però, ragioniamo. Se io riesco a mettere una torcia. Ora, vediamo se riesco a fare questa cosa, ragazzi. Se io riesco a mettere una torcia e ritorno dove ero prima, almeno vedo quanto è distante la torcia dallo spawner. Proviamo, vediamo se così funziona. Così riesco a fare dei calcoli, perlomeno. Allora, abbiamo detto che era qua. No, 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 ero più in alto. Qua mi sono creato una roba inguardabile, un tunnel veramente inguardabile. Ok, credo di qua, mamma mia, che casino. Ok, allora vediamo se da qua. No, abbiamo detto da qua. Dov'è la torcia? Non la vedo. La torcia che ho messo è distante? No, non mi sembra tanto distante. Provo ad andare un pochettino più avanti allora a questo punto. Però ho visto una luce poco prima del mob spawner. Ok, dai, possiamo provare. Poi comunque continuiamo dal prossimo episodio direttamente da qua, quindi non ci saranno stacchi. Non ci sarà un ritorno a casa, ma continueremo direttamente da qua. Qua arrivano altri mob, vediamo se invece da questa parte. Oh, scherziamo. Stiamo veramente scherzando, c'è il vuoto sotto. Vediamo un po', perché non riesco. Oh! Merda! Che spavento! Il creeper bastardissimo qua, ma veramente giocato un brutto scherzo. Io non riesco a vedere il mob spawner, ragazzi, non riesco a vederlo. Allora. Ho bisogno di più visuale. Ho bisogno di più visuale. Vorrei poter fare una volata fuori senza rischiare più di tanto. Allora, se io prendo questa e in modo molto scaltro. No, 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 no. Sto continuando a uccidere mob, ma non riesco a vedere se. Tanto mob droppano roba. E non riesco a vedere dov'è il mob spawner. Niente, devo trovare un'altra via alternativa. Qua c'è il vuoto. Qua mob che si sparano tra di loro. No, ho fatto una minchiata. No, 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 no. Ho fatto una minchiata, ragazzi. Ho fatto veramente una minchiata. Stavo per rischiare grossissimo. Dai, muori. Che palle sta spada. Non fa un cavolo di danno. Non lo vedo, non lo vedo il mob spawner. Porca zozza, incredibile. Allora, vediamo qua. Oh, l'ho visto. Ok. Quanto è distante? Riuscirò a fare un breve calcolo. È parecchio distante, quindi dobbiamo continuare ancora da questa parte. Perché questo è caduto? Ah no. Niente, qua si sta formando una roba inguardabile di mob. Quindi è molto più avanti, ok. Mi tocca prendere lo smeraldo, ho bisogno di spazio. Così. Devo fare strada piano piano. Qua ho fatto un casino. Non è una buona postazione questa. Vediamo così, dove cavolo è? Sarà qua, sono sicuro che è qua. È qua da ste parti, lo so. Qua c'è il vuoto, molta attenzione. Gioco, non morire, modi stupidi. È qua, ragazzi, è veramente qua. Ne sono certo. Allora, eccolo, sì. E andiamo, e anche l'ultimo spawner è andato, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo distrutto una cosa come almeno 4 spawner ed è stato duro, quindi ora niente, non ci resta altro che uccidere i mob e noi continuiamo nel prossimo episodio. Chi cavolo è che mi spara, che rompe le palle? Allora, questa spada potrei anche distruggerla, però basta, non dovrebbero esserci altri mob spawner. Ok, basta, avete rotto le palle. Sì, direi basta a sto punto. Niente, devo provare a uccidere questi, fare un ultimo check se veramente ce ne sono altri di mob spawner. Anche se questi scheletri da qualche parte arrivano. Quindi la cosa si fa preoccupante. Intanto voglio provare qua un attimo a vedere cosa c'è. Rischio. Vediamo qua. Cosa c'è qua?
attimo così, cerchiamo di non fare minchiate. E poi chiudiamo l'episodio. Qua altro buco. Ah, qua si ricongiunge. Ok, ho capito allora. E dove andiamo qua invece? Vediamo un attimo. Fare un attimo un controllo veloce. Ah, qua ho creato mille mila tunnel. Volevo fare un check veloce. No, niente, raga, c'è un mob spawner da qualche altra parte. Comunque, niente. Continuiamo nel prossimo episodio. E proveremo a cercare l'ultimo degli spawner, ovvero quello di scheletri a questo punto, mi sembra di capire. E prenderemo il blocco di lana. Quindi abbiamo fatto già un grosso lavoro questo episodio, direi sì. Però guardate quanti ne stanno spawnando. E va bene, vi do appuntamento al prossimo episodio con la Shards of the Void. Mettete mi piace se vi è piaciuto questo video, commentate. E noi ci rivediamo al prossimo episodio. Un saluto da Gioco Sporco, alla prossima!